Dopo il grande successo di Termoli Wild Bay, che si è svolto il 18 giugno, sponsorizzato dall'azienda Cianciosi Soluzioni Edili di Dante Cianciosi, oggi ci troviamo qui, presso il Lido Buenavista Social Club di Termoli, con il presidente dell'associazione Termoli Wild, Ezio Varrassi, per lanciare un altro evento, in esclusiva con Termoli Wild e la Sagra dell'Entroterra, che si terrà il 10 agosto qui. Con il Termoli Wild Day abbiamo trattato la natura e l'ambiente soprattutto, lati positivi e lati negativi. E con questo evento, il Termoli Wild e la Sagra dell'Entroterra, tratteremo l'economia locale, tratteremo l'enogastronomia attraverso prodotti dell'Entroterra e del Molise, e lo faremo con la collaborazione di vari protagonisti. Tra questi ci saranno artisti, cantanti come te e Luca Grassia col suo gruppo musicale, e ci sarà l'intervento del professor Santilli, e sarà un evento che abbraccerà diverse tematiche. E tra i protagonisti ci sarà anche Giulio Botteri, dove tratteremo la storia, le leggende e le tradizioni del borgo antico, quindi sarà un'occasione anche per unire tutti gli argomenti. Vi aspettiamo in tanti, e questo evento l'abbiamo organizzato per la prima volta, ma lo ripresenteremo nelle altre occasioni. Venite e vi aspettiamo. Nadia, l'artefice delle prelibatezze che si possono gustare presso l'Esso Food and Full di Termoli, chiediamo quale piatto verrà servito alla sagra? C'è un piatto a sorpresa che ci vuoi svelare? Allora, noi prepareremo dei cavatelli al tartufo, rigorosamente fatti a mano. Per quanto riguarda il piatto a sorpresa, ovviamente non lo sveliamo, altrimenti non sarebbe una sorpresa. Alessio Madonna del Molidoc, con quali prodotti locali delizierai i tuoi meravigliosi ospiti con i tuoi meravigliosi taglieri? Buonasera ragazzi, sicuramente partiremo con dei salumi molto artigianali, dei salumifici di Serna e di Campobasso, tra l'altro la meravigliosa Molisella, cosiddetta mortadella. Poi avremo un prosciutto crudo, un capocollo e della salsiccia stagionata del salumificio Iannardi. E poi per completare quest'opera potremo inserire, anzi inseriremo il nostro classico caciocavallo di Fontenuova di Casa Calenda. Ho già l'acquolina in bocca. Il professor Maurizio Santilli, ambasciatore del gusto DOC Italy, in occasione dell'evento ci parlerà del turismo enogastronomico e dell'importanza dei prodotti a marchio, in particolare di quelli del Molise. Sì, parleremo del prodotto Molise, inteso come cultura specifica del territorio, ma soprattutto dell'importanza culturale e dell'enogastronomia. L'enogastronomia che la vedremo in tre punti, in tre modi diversi. Innanzitutto quello che è l'identità di ogni territorio, quindi rappresenteremo l'identità di ogni territorio. Ricordiamo sempre che il Molise è diviso in tre parti, che è la parte costiera, collinare e montana, e questo nel suo insieme crea un prodotto di eccellenza, che è il prodotto enogastronomico molisano, il quale è composto da tantissime varietà. E da queste varietà andremo a tirar fuori le eccellenze che purtroppo non ancora tutte vengono certificate, per questo parleremo poi dei prodotti a marchio. Prodotti a marchio che andranno a identificare e a dare identità alle eccellenze del prodotto enogastronomico, e il tutto racchiuso in un percorso di sviluppo turistico enogastronomico. Quindi andremo a capire in che modo l'enogastronomia riesce a creare sviluppo in un territorio attraverso appunto la cultura e la conoscenza vera dell'enogastronomia. Quindi metteremo insieme questi tre argomenti che faranno, cercheremo ecco di contribuire a dare ancora più valore all'importanza e alla qualità del nostro territorio. Ora passiamo la parola a Luca Grassia, che sarà presente all'evento con il suo gruppo musicale Pellbusters Band. Buonasera, qui direttamente per voi Luca Grassia, dal Buenavista Social Club, 23 anni. Allora, il mio obiettivo è quello di tramandare la termolesità tramite il nostro gruppo Satira Sociale Pellbusters Band. Rivisitiamo i pezzi famosi degli anni 70-80, dai Pink Floyd, dai Queen, ai Deep Purple, e abbiamo anche inediti che ci stiamo lavorando sopra.
collaboro con Termo Rewild e il direttore Ezio Varrassi da quasi 3 anni e cercheremo di intrattenere le persone con la nostra musica dal vivo. Vi aspettiamo in molti. Ciao ragazzi! Verrà trasmessa in diretta aerea con la collaborazione di Davide Battista, di PC Foto e con la diretta Facebook termoliwild.it. Stamattina sono stata una iottona, e mi sono piata in un'opellona. Sai che brutta che sta taglia, 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 come on! Sai che brutta, mi sono piata una scioppa cendrella. Sai che brutta, ma ricordo che sono bevo come una cancella. Stamattina ho paese ricchia, mi son camminata fino ad aiutona. Mi sono assettata, mi sono starrapata, mi sono cavalzata come una centrona. Dopo che sono uscita da aiutona, mi sono fumata pure un cannone. Mi sono coppata un sparrone, mi sono sfiata come un stallone. Teneva pancia come un panettone, foschi colpa tu va buono. Scende a faccia con un occhione, si mi va tutta, con furgone.